Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con la notizia del blitz di Forza Nuova risalente la notte tra mercoledì e giovedì, che ha visto riunirsi un consistente gruppo di militanti sotto casa del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a Mogliano Veneto. Brugnaro, fai canestro, ripulisci la tua città. È il messaggio contenuto in uno degli striscioni esibito dai manifestanti, con cui il primo cittadino veneziano viene invitato a occuparsi della situazione in terraferma. Chiediamo che venga fatta pulizia immediatamente nelle zone e nei quartieri di Mestre che da troppo tempo si contraddistinguono per il loro degrado, dichiara il movimento nel comunicato diffuso alla stampa, in cui si prosegue: la presenza costante di spacciatori e microcriminali ha reso pericolose e invivibili queste zone della città e riteniamo che spetti a lei, signor sindaco, decretare interventi contro l'incuria del territorio attraverso l'emanazione di regolamenti in materia di sicurezza e ordine pubblico. Cambiamo l'argomento per parlare dell'incontro avvenuto ieri al terminal PSA Venice Vecon tra il segretario generale dell'autorità di sistema portuale Antonella Scardino e il comandante Eric Lewinson in occasione della presentazione della porta container MV Svendborg, nave inserita nel contesto del nuovo servizio AIB Adriatic Israel Butterfly Loop di Ocean Network Express e che rappresenta una delle tre navi da 1500 Teus di capacità nominale impiegate nel loop, ovvero il tempo impiegato da una nave per completare tutto il giro, di 21 giorni. Presenti alla cerimonia anche Daniele Marchiori, General Manager di PSA Venice Vecon, e Riccardo Vianello, Marketing Manager. Il sistema portuale veneto è uno snodo fondamentale nelle catene logistiche tra Europa e paesi del Mediterraneo orientale, nel quadro più ampio delle connessioni con il Medio ed Estremo Oriente, ha dichiarato Antonella Scardino, che aggiunge: con i suoi oltre 534.000 movimenti all'anno, questo importante gateway, di cruciale importanza per i traffici delle aziende manifatturiere venete, detiene un ruolo di prestigio nel settore dei container. L'interesse della compagnia One, concretizzato con l'attivazione di un nuovo servizio di feeder settimanale dedicato ai container e che scalerà a Venezia nel terminal Vecon del gruppo PSA, connettendo l'Adriatico con Israele ed Egitto, va a confermare questa tendenza. Erano invece di tutt'altro tipo le due imbarcazioni che martedì sera si sono scontrate sul Canal Grande in zona Giglio. Infatti, una toppa a motore avrebbe centrato in pieno un taxi. Resta ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione, al momento dell'impatto, la toppa stava viaggiando a una velocità sostenuta, tale da distruggere il parabrezza del taxi. Sarebbe stata la prua alta, infatti, a causare il danno. Nonostante non siano stati registrati i feriti, il tassista risulta ancora sotto shock. Ha preso ufficialmente il via questa mattina la collaborazione tra il Centro Marei del Comune di Venezia e l'Università di Padova. La Giunta ha infatti approvato la proposta dell'assessore Paola Mar, che apre all'accordo di cooperazione tecnico-scientifica con il Dipartimento di Ingegneria Industriale. Il progetto vedrà un attivo scambio di informazioni e dati sulle correnti sottomarine della zona lagunare di Venezia e dintorni, una condivisione delle conoscenze sull'innovazione tecnologica e sulle tecniche di misura per l'idroelettrico e nell'ambiente lagunare in funzione di un progetto di ricerca e sviluppo, di installazione di strumenti di monitoraggio e di formazione. Era all'inizio degli anni 70 quando il Comune di Venezia istituì il primo servizio di osservazione delle maree per segnalare, attraverso una sirena posta sul campanile di San Marco, l'avvicinarsi di grandi di gravi eventi. Nel 1980 fu istituito il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree con il compito di garantire la massima informazione sulla marea e un efficace e tempestivo servizio di allarme. Il centro si è progressivamente arricchito di sistemi sempre più perfezionati nel monitoraggio, nella previsione e nell'informazione e a partire da oggi potrà avvalersi anche dell'importante supporto dell'Università di Padova. Cambiamo ora argomento per parlare del forte incremento dei costi nelle rette per il ricovero degli anziani nelle RSA.
Le aziende sanitarie ULS 3 e ULS 4 infatti avrebbero terminato le impegnative, perciò chi presenta la domanda per entrare nelle strutture non ha altre alternative se non quella di accedere con la tariffa completa dell'assistenza a carico dei familiari. A far fronte comune e lanciare l'allarme sono state la CGIL di Venezia, con il sindacato dei pensionati SPI e la funzione pubblica, la CISL e la Federazione Nazionale Pensionati FNP. La situazione nelle impegnative e i costi delle rette nelle residenze per anziani nell'area metropolitana è sempre più insostenibile e la Regione ha scelto di scaricare sulle famiglie i costi di questo disastro, commentano Daniele Giordano di CGIL, Daniele Tronco, SPI CGIL e Cristina Bastianello, FP CGIL, che aggiungono: chiediamo l'apertura di un tavolo di confronto provinciale con la Regione affinché vengano stanziate le risorse necessarie per coprire i bisogni degli anziani e dei loro familiari. A concludere l'appello è Dario De Rossi della segreteria CISL Venezia. In un momento dove i cittadini sono già alle prese con i rincari e l'inflazione, non si può pensare di generare altri costi sulle loro spalle. Stiamo parlando di almeno 3.000 euro al mese e pochi nuclei sarebbero in grado di sostenerli. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi. Questa mattina nello storico salone di Palazzo Ducale è stata presentata un'importante collezione archeologica di 226 reperti. Si tratta di una selezione di ceramiche e manufatti bronzei riferibili a corredi funerari di necropoli dell'Etruria antica dal IX al V secolo a.C., di materiali italici dal VI al III secolo a.C. e di materiali vitrei di età imperiale romana. I beni erano stati verificati successivamente sequestrati nel novembre del 2022 dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia nell'ambito di un'attività ispettiva della Soprintendenza per il Comune di Venezia e Laguna. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di verificare che la collezione si era formata a partire dagli anni 70 del secolo scorso, con un primo nucleo di 39 reperti per poi giungere a complessivi 239 elementi, di cui la stragrande maggioranza era priva di qualsiasi attestazione di provenienza. Al termine delle attività di indagine, la Procura di Venezia ha decretato il dissequestro della collezione e la sua consegna alla Soprintendenza per il Comune di Venezia e Laguna. E anche per questa edizione è tutto, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV24 e vi auguro una buona visione.